Ma dell'amore voi che ne sapete? Così tagliava corto all'improvviso l'amico nostro venuto da Vienna. Über die Liebe, was glaubt ihr zu wissen? Erano proprio queste le parole che ripeteva con aria di sfida quando il discorso cadeva sul tema della passione che il mondo consuma. Faceva un gesto largo con la mano per dirci tutto il suo compatimento ed era quello il segnale che noi aspettavamo per farci coraggio e chiedergli di raccontare ancora della cotogna venuta da Istanbul. Quella sua storia d'amore e di morte che si giocò tra Bosforo e Danubio quando ebbe fine al centro dei Balcani, una cosa che noi chiamammo guerra e invece fu, lo posso garantire, nient'altro che un imbroglio sanguinoso. Parlo di lui, di Maximilian Altenberg, occhi di ghiaccio e una voce di fuoco capace di incantare ogni persona. Aveva un periodare irripetibile, sembrava un passo lungo di pianura e a quelli che alla fine gli chiedevano con gli occhi lustri dalla commozione perché motivo non l'avesse scritta la storia sua che gli mangiava l'anima, lui rispondeva: perché se la dico con la mia voce la sento più vera, scrivere è cosa fredda e senza cuore, un atto notarile miserabile, per questo non lo faccio, preferisco lasciarla lievitare fino a quando non mi diventi una bella pagnotta, sempre più tonda e cotta a puntino, come del forno del mio panettiere. E poi mi disse ancora a mezza voce: quel libro sarà scritto, ne son certo, da qualcun altro, magari da te, quando l'avrò smesso di stare tra voi. Ed ecco che è accaduto proprio questo. Un giorno grigio topo di gennaio il nostro Maximilian se n'è andato. Ricordo molto bene quel momento quando abbiamo versato le sue ceneri nell'acqua gonfia e verde del Danubio. E adesso che è passato anche quel tempo, ora lo so che posso finalmente diventare notaio per trascrivere questa romanza sentita da molti e farvi risentire il gusto di quel frutto leggendario che in un istante travolse la vita di un uomo forte con una canzone udita da una donna a Sarajevo.